Ed ora veniamo al collegamento in diretta. Paolo Durante in collegamento con noi ci parla di questo importante appuntamento con l'arrivo in Abruzzo della nazionale di calcio a 5 al suo fianco. Un illustre ospite a te, Paolo. Sì, grazie per la linea dallo studio. Siamo a Montesilvano dove è fissato il quartier generale della Nazionale italiana. Sono accanto al commissario tecnico Alessio Musti. Dopodomani, domenica, inizierà questo prestigioso triangolare dove oltre all'Italia ci saranno i campioni del mondo in carica, l'Argentina e poi la Bosnia. L'Italia giocherà alle 18:15 con l'Argentina domenica. Il palcoscenico sarà per tutte tra le partite il Pala Papa Giovanni di Pescara. Dunque Pescara e l'Abruzzo torna a vestirsi d'azzurro. Prima però di parlare di queste importanti e prestigiose amichevoli con Musti che ha preso l'Italia da pochi mesi, nemmeno 4 mesi, quindi è fresco fresco di nomina, volevo chiedere, lei è stato ex giocatore ed ex allenatore di club. Ha vestito la maglia azzurra ed ora si ritrova alla guida della nazionale. Un percorso perfetto, ma anche tanta emozione. Beh, il percorso che tutti sognano. Chi inizia a fare questa disciplina, o in generale in tutti gli sport, uno spera di fare prima l'atleta, poi se ha velleità di fare l'allenatore, farlo in un club e poi raggiungere quello che è poi la massima ambizione, quindi la nazionale italiana. In questo momento sono pochi mesi, c'è tantissima emozione, soddisfazione, orgoglio, tutto quello che c'è, le sensazioni che ci sono quando guidi comunque la nazionale del tuo paese. L'appuntamento in Abruzzo è il secondo stage con la nazionale alla sua guida, quindi comunque da queste amichevoli, soprattutto quella contro l'Argentina, i campioni del mondo in carica, ma anche contro la Bosnia, poi giocherete martedì alle 20:30, indicazioni utili in vista delle qualificazioni mondiali che ci saranno, credo, ad ottobre. Sì, la grande differenza è che hai poco tempo per allenarti, quindi dobbiamo recuperare tutti questi giorni, è il secondo raduno e ci cimenteremo contro i campioni del mondo per capire a che livello siamo. In Romania una doppia trasferta dove è andata abbastanza bene, in termini di risultato benissimo, però in termini di gioco e di coesione, di volontà di trovare un po' un'organizzazione completa, ancora c'è molta strada da fare, poco tempo per farla. Ottobre, come dicevi, la qualificazione al mondiale. Questi due test saranno molto importanti per capire a che livello siamo e quanto ancora dobbiamo lavorare. Nella mente di Alessio Musti, qual è il gioco che darà all'Italia? Insomma, come giocherà il futsal italiano? Beh, la caratteristica italiana in generale è quella sempre di avere una difesa molto, molto intensa e molto forte. Quello che mi piacerebbe vedere è una squadra che a testa alta affronta tutti gli avversari con intensità di gioco e con grande temperamento. Quello è quello che mi piacerebbe vedere in questa nazionale, che a viso aperto affronti tutti gli avversari con un'organizzazione di gioco poi completa in tutte le fasi, in tutte le situazioni. Ed è una nazionale ricca e imbottita di giocatori che militano nell'acqua e sapone. Ce ne sono quattro nella sua nazionale e due nella nazionale argentina. I quattro sono Mammarella, Ercolessi, De Oliveira e Ferreira. Ferreira, dall'altra parte ci sono Avellino e Cuzzolino. E poi c'è anche un giocatore abruzzese, Paolo Cesaroni, che milita nel Caffè Lollo Napoli. Insomma, anche questo è indice che comunque il movimento abruzzese è cresciuto parecchio. L'Abruzzo in generale come regione è una delle regioni virtuose del calcio a 5. Non a caso siamo anche qui per disputare questa doppia amichevole. In passato il Montesilvano, oggi l'Acqua e Sapone, ma in generale c'è tantissimo fermento nel movimento, nel calcio abruzzese, nel calcio a 5 abruzzese, e le testimonianze, i convocati nella nazione italiana e anche in quella argentina, e comunque i talenti e grandi campioni che sono di origine di questa regione. Musti, è una cinquantina di chilometri da qui, c'è un altro allenatore che lei conosce benissimo, Agenore Maurizi, che guida il Teramo, parliamo di calcio a 11, tra l'altro è stato suo tecnico. È un allenatore al quale mi sono ispirato all'inizio della mia carriera da tecnico. E molte sue attitudini ho cercato di riportarle anche nel mio sistema di lavorare. Non mi nascondo, è un allenatore che stimo moltissimo. Sono stato suo giocatore per oltre 7 anni, anche conquistando dei titoli, quindi lo ricordo sempre con affetto e ogni volta che riesco a incontrarmi vado ancora a scambiare delle situazioni proprio perché ha più esperienza di me e quindi può darci ancora modo di crescere.
piacere. E visto che siamo in tema di ricordi, come non ricordare Corrado Roma? Lei probabilmente ci ha giocato anche contro, insomma, un grande del futsal abruzzese ed italiano. Sì, ci ha lasciato troppo presto. Per questo sport stava già dando un contributo importante, l'avrebbe dato anche nel corso degli anni. In generale un uomo sempre molto disponibile al dialogo, io lo ricordo con affetto, come avversario più volte, però devo dire che era un appassionato di questa disciplina e ha sacrificato tantissimo tempo proprio per far crescere questo sport. Io ringrazio di cuore il commissario tecnico della Nazionale di Futsal Alessio Musti. Vi ricordo che dunque la prima amichevole di prestigio, che ci sarà domenica, Italia-Argentina, si giocherà al Pala Papa Giovanni di Pescara con inizio alle 18:15, il giorno successivo lunedì di fronte Bosnia e Argentina, e poi il gran finale con Italia-Bosnia sempre al Pala Papa Giovanni di Pescara con inizio alle 20:30. Prima della partita contro l'Argentina ci sarà un altro momento toccante, perché un settore del Pala Papa Giovanni sarà intitolato a Rogerio, indimenticato campione di calcio a 5 che ha militato nel Pescara, nel Montesilvano e anche nel Real Dem, scomparso prematuramente nell'agosto del 2017. È davvero tutto da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli. La linea può tornare allo studio.